questo lo deciderà la legge, perché lei sa che nella legge che lei ha sicuramente letto e che è stata approvata questa mattina c'è una norma che dice che nel momento in cui entra in vigore la nuova legge i poteri dell'amministratore delegato, cioè i poteri previsti dalla nuova legge per l'amministratore delegato, vengono tra virgolette trasferiti al direttore generale in carica, che quindi prosegue fino al 2018. Il Parlamento naturalmente è sovrano per fare soluzioni diverse, quindi le direi che no, non è un consiglio a tempo o a termine, è un consiglio che durerà 3 anni dal agosto del 2018, dall'agosto del 2015 fino al bilancio del 2017. E considerando che le elezioni saranno a febbraio, immagino che sarà il Parlamento successivo a eleggere, con le modalità che noi abbiamo definito, i consiglieri di amministrazione, sempre che la legge naturalmente passi. Però abituiamoci a rispettare le leggi, lo voglio dire, perché veramente trovo surreale alcune polemiche nei nostri confronti. Noi abbiamo proposto di cambiarle, ma non è che decidiamo d'imperio, altrimenti succede che se fai il decreto legge per cambiare velocemente sei antidemocratico e violi le competenze del Parlamento. Se viceversa rispetti il Parlamento, però non puoi fare le nomine perché altrimenti dobbiamo aspettare la legge. Ragazzi, mettiamoci d'accordo.